Buongiorno, buongiorno pigrone. Hai già fatto la pappa? Amore mio. Buongiorno, Bubu Denver. Buongiorno, gattino tutto bianco e un po' arancione. Fatti vedere dai tuoi fans, che è un po' che non ti vedono, che non facciamo un vlog. Niente, oggi sono di poche parole. Apro la bocca ma non esce suono perché ho fatto tanta pappa e mi sono preso tantissime coccole. E adesso è ora della nanna. Sì. Ok. Buonanotte, Bubu Denver. Buonanotte di nuovo, Bubu Denver. Che pancia che hai! Che pancia morbidosa! E qui c'è la nostra signorina gatta Stellina. Buongiorno, patatina. Buongiorno, patatina. Anche lei ha fatto tanta pappa e adesso torna a fare la nanna. Oggi il tempo fa abbastanza schifo, almeno non piove. Fa anche abbastanza caldo in realtà, è molto strano, queste temperature sono molto strane per questo periodo. Diciamo tempo novembrino, però tiepido. Buongiorno ragazzi, io ho appena svegliata, proprio faccia da sonno ancora, postazione skincare e make-up, immancabile ragazzi, il mio Starbucks natalizio, questi li amo, sono sempre d'edizione limitata, quindi appena esco lo faccio scorta, sperando che questo mi svegli perché ragazzi ho passato tutta la notte al computer, al montaggio del video che uscirà oggi, che per voi invece è uscito ieri, ovvero compro la cosa più economica su Cartier. Questo è stato uno di quei montaggi che pensavo di metterci 3 ore al massimo, alla fine ci ho messo più di 6 ore per finirlo. Sono molto contenta del risultato, non vedo l'ora che sia online alle 17:30 oggi, però appunto praticamente non ho dormito per finire quel video. Quindi adesso facciamo un po' di skincare, ho la pelle secchissima, ho veramente veramente bisogno di idratazione in questo momento. Iniziamo proprio con la crema idratante, questa è la The Make My Day Cream di Yvoda, ormai la conoscete, utilizzo da un sacco di tempo questa crema ormai e questo non lo so quanti vasetti ho già usato di questa crema, ma appunto sto per finirne un altro come potete vedere. E dopo aver prelevato la mia crema vado ad aggiungerci qualche goccia di questo siero, si chiama The Repair Hero. Anche questo è di Yvoda e appunto ne aggiungiamo qualche goccia alla crema idratante. Si può applicare sia prima della crema idratante, ma io i sieri li applico quasi sempre così, vado sempre ad unirli alla mia crema. E questo siero, oltre ad essere molto idratante, che appunto ne ho proprio bisogno stamattina, contiene anche niacinamide, quindi mi aiuta a cancellare le macchioline di brufoletti, di scromie, macchie del sole, eccetera, eccetera. Lasciamo che si assorba per bene. Intanto picchietto un pochino così facilitiamo il tutto. Volevo nel frattempo soffermarmi anche un attimino sul fatto che mi dite: sì, Nicole, i prodotti Epoda sono ottimi, però hanno un costo alto. Ed effettivamente non sono low cost, non possiamo dire che si tratti di prodotti low cost, però dobbiamo anche pensare che il costo tante volte è dovuto proprio dalla qualità degli ingredienti che sono inseriti in questi prodotti, e oltre a questo calcolate che questi prodotti sono made in Corea, e quindi è ovvio che anche questo inevitabilmente alza il prezzo del singolo prodotto. Nel frattempo andiamo ad applicare anche My SPF BFF, la crema viso con protezione 30, che si va applicata sempre anche in inverno, mi raccomando, lo so che ve lo ripeto tipo macchinetta questo fatto, però è super super importante. In ogni caso ricordatevi che Yepoda offre sempre una garanzia di rimborso totale 30 giorni, quindi potete acquistare i prodotti Yepoda, se non vi piacciono potete restituirli entro un mese e vi viene rimborsato il totale di quello che avete speso, che appunto questa cosa pochissimi brand la offrono. Siccome so che state aspettando il codice sconto perché mi chiedete sempre dei codici sconto, ragazzi, ve lo lascio qua in sovraimpressione. E questo è il codice sconto, ragazzi, più alto che io sono mai riuscita ad offrire per Yepoda. Non posso neanche dirvi di quanto si tratta perché è una specie di effetto sorpresa, ma appunto se andate sul link vedrete che è uno sconto altissimo. Ok, applicata protezione solare su viso e collo, e adesso andiamo finalmente al make-up perché ragazzi veramente io quando non dormo abbastanza, cioè si vede proprio, quindi proprio bisogno di fare una bella full face of make-up oggi, faremo comunque una cosa naturale però sì. Tra l'altro ragazzi io vi devo assolutamente raccontare di questa cosa che è successa ieri e visto che allora si sta parlando di paranormale, mi chiedete sempre in tantissimi se ci sono novità di dirvele e quindi
purtroppo, perché non sono molto contenta di questo fatto, oggi ve le racconto. Non è passato tanto dall'ultima, mi sa che ne abbiamo parlato in live, sempre qua su YouTube, la scorsa settimana, un paio di settimane fa. Mi chiedevate se ci fossero appunto novità e io vi dicevo che in realtà no, non ci sono novità. Non l'avessi mai detto perché dopo che vi ho detto questa cosa, purtroppo hanno riniziato a succedere un po' di cose, nel senso che sento di nuovo passi e rumori in casa quando sia io che i gatti siamo fermi immobili e li vedo, i gatti sono là e ci sono appunto dei rumori sospetti che non arrivano, badate, dagli appartamenti dei vicini, ma sono proprio a casa mia. Ma la cosa più strana è successa ieri mentre filmavo il video la cosa più economica da Cartier. Infatti magari vi inserirò la clip tra poco perché stavo registrando ed è successo, anche se visionando la clip non penso che si veda molto bene, si sente però il rumore, cioè io ero qua che filmavo, ok? Tutto ad un tratto, cioè finestre chiuse, porte chiuse, cioè assolutamente niente spifferi, niente ragazzi. Proprio quando ho iniziato a parlare, appunto tra un po' vi metto la clip, ho sentito tipo... cioè, sembra come se ci fosse qualcuno all'interno di questa porta, ok, che è solo la porta della lavanderia, c'è solo la lavatrice qua dentro, l'asciugatrice, l'aspirapolvere e la caldaia, e sembra come se ci fosse qualcuno dentro che cerca di uscire, io ve lo giuro, cioè io sento la maniglia che trema, ed è successo un'unica volta, ma bella forte mentre filmavo, e non penso si veda la porta che leggermente si muove nel video, però si sente il rumore, mentre parlavo si sente bunk ed è la porta, e io infatti mi sono spaventata, infatti nella clip ci sono io tipo che fisso, un po' spaventata, non sapevo se continuare a fare il video oppure no, perché cioè onestamente un po' di strizza mi viene, certo io penso sempre ci sarà una spiegazione scientifica, non devo farmi prendere dal panico quando sento un rumore eccetera, perché ovviamente io poi sono fifona, no, per queste cose, però... cioè, vi giuro che questa cosa mi ha spaventato tantissimo. Infatti, ho avuto un po' di difficoltà a ricominciare a filmare il video. E poi, mentre lo filmavo, avevo tipo un minimo questa tipo ansietta di avere la porta qua così. Non so che cosa pensare, perché quando succedeva questa cosa della porta, io pensavo fosse il vento. Però mi sono resa conto che non è ricollegabile al vento, perché quando fuori c'è vento, non succede. E tipo ieri non c'era... cioè il vento era pari a zero, ok? Niente, eppure è successa sta cosa, quindi non so a cosa collegarla. Adesso se volete darmi una mano a scoprire di che cosa si tratta, io veramente ve ne sarò grata, soprattutto se mi date una spiegazione scientifica così non mi spavento, vi sarò ancora più grata. Oppure no, in realtà, cioè ditemi che cosa pensate veramente, perché io non so più che cosa pensare. Anche il fatto che appena vi dico che non succede più niente... succede. Comunque vi lascerò adesso la clip, anche se non penso che si vedrà la porta che trema, ma sicuramente il rumore si sente. Poi vedete me che sono tipo spaventata, cerco di capire cos'era il rumore, un po' incredula eccetera, quindi ok, vi lascio la clip, questo è successo ieri ed eccoci. Ok, avete visto la clip, aspetto di leggere i vostri commenti e i vostri suggerimenti, soprattutto se avete avuto storie simili. Io, cioè, veramente, cioè, in particolare questa porta qua, ok? Cioè, è questa porta qua che quasi sempre trema, succedono cose strane, cioè, quasi sempre, non sempre, ma... 90% delle cose strane succedono attorno a questa porta. Comunque ragazzi, cambiamo discorso perché altrimenti mi metto di nuovo paura da sola. E poi sto guardando The Watcher su Netflix con un'amica che è fantastico, veramente ci stiamo godendo ogni puntata. E questo è il mio nuovo favorite show, devo dire, che ha superato la serie TV su Jeffrey Dahmer, che anche non è male, ma io già la conoscevo la storia, già avevo visto le interviste su Jeffrey Dahmer. Ma The Watcher, ragazzi, se vi piace thriller paranormale così, super consigliato. Tra l'altro mi sa che me l'avete consigliato voi nella live The Watcher, ed effettivamente vi adoro perché conoscete proprio i miei gusti alla perfezione ormai. Ma c'è qualcuno come me che preferisce gli horror rispetto a tutti gli altri generi di film e serie TV? Cioè, o sono veramente
tra le pochissime donne a questo mondo che preferiscono gli horror, perché, cioè, tipo tra tutte le mie amiche ce n'è solo una che se li vuole vedere con me gli horror. Però lei, Valentina, però lei ride quando li guardiamo, quindi non è che sia molto serio, cioè lei scoppia a ridere, mi fa impazzire sta cosa. Tutti gli altri invece gli horror non se li vogliono vedere, cioè, ma manco i miei ex, nessuno voleva vedersi gli horror con me. Ma ho letto di uno studio, vi devo dire, ho letto di uno studio che diceva che chi è abituato a vedere molti horror e thriller è molto più preparato in realtà in situazioni di pericolo o situazioni anormali. Cioè hanno fatto questo studio rispetto al Covid ed è venuto fuori che le persone che abitualmente guardavano film horror hanno reagito meglio, perché appunto già abituate un po' a questa sensazione tipo di ansia praticamente, cioè vi giuro, non è uno scherzo, hanno fatto veramente questa ricerca e questo è venuto fuori. Oh mio Dio, sembro Heidi. Oddio, adesso sfumiamo. Oggi in realtà devo fare un paio di cosine in centro, devo andare a ritirare delle cose in lavanderia e poi tra poco ho appuntamento per andare a fare il refill alle unghie che crescono velocissime, cioè le mie unghie veramente, potrei andare tipo in un Guinness dei primati perché crescono super 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 veloci. Quindi ho deciso di filmare un vlog così posso portarvi con me, anche se purtroppo il tempo oggi non è dei migliori, quindi speriamo che non piova, altrimenti fare qualche ripresina diventa complicato. Comunque, riguardo i video, compro la cosa più economica da, stavo pensando di farlo anche su Hermès, perché mi sono resa conto, ragazzi, che non abbiamo mai fatto questa tipologia di video con Hermès, che, cioè, è scandaloso, onestamente. Quindi fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare. Vorrei tanto fare anche Chanel, ma purtroppo Chanel non vende online, se non solo la sezione beauty e make up, però secondo me non ha molto senso così con Chanel. Ma Hermès assolutamente sì. Tra l'altro, ragazzi, aggiornamento Botox, mi è sparito completamente. Ho ricominciato a muovere tutti i muscoli della fronte, quindi l'effetto se n'è andato, ma appunto dura 3-4 mesi, io l'avevo fatto in realtà a giugno, quindi ormai ciao. E avevo pensato di rifarlo, forse ve l'avevo già menzionata questa cosa un po' per scherzo, ma adesso sono seria. Voglio andare assolutamente a fare il Botox sopra il labbro superiore, e non per un fatto estetico, ma solo per il disagio che mi crea il sudore che mi si forma solo in questa zona, ragazzi. Mi si formano delle vere e proprie goccioline giganti che vanno a rovinarmi il trucco e mi creano proprio disagio, cioè mi sento veramente veramente a disagio, perché cioè sento che mi si stanno formando, e quando parlo con qualcuno tipo sento queste goccioline che escono e mi rovinano tutto il trucco, poi mi rimane la macchia. È veramente una cosa che sta iniziando a darmi veramente molto fastidio, e so che il Botox, oltre appunto per effetto estetico antirughe, si può utilizzare effettivamente per evitare l'eccessiva sudorazione nei punti anche tipo sotto le ascelle, nei punti dove si ha questo problema, e per me è proprio qua, cioè devo assolutamente fare qualcosa. E quindi volevo chiedervi se c'è qualcuno tra di voi che effettivamente ha fatto il Botox per il sudore, ok, per bloccare il sudore in una data zona del corpo, se potete farmi sapere come vi siete trovati davvero, perché sto cercando informazioni online ma sono poche le persone che effettivamente hanno fatto questo trattamento. Comunque riesco a trovare poche recensioni online, perché non è, forse il Botox, farlo per il sudore non è una cosa molto diffusa così come farlo per le rughe, e quindi specialmente in questa zona qui trovo veramente pochissime pochissime recensioni, informazioni. Quindi se l'avete fatto o conoscete qualcuno che fa il Botox contro il sudore, vi prego, vi prego, vi prego, fatemi sapere tutto, cioè datemi più informazioni possibili, soprattutto ditemi se ne vale la pena, se effettivamente funziona in questa zona oppure no, perché è l'unica ormai via che mi rimane da provare. Non so più come fare, cioè spruzzo addirittura il deodorante in questa zona e questo un pochino aiuta, però cioè un pochino, ecco, non risolve il problema completamente, questo è. Make up completo, oggi ho messo questo rossetto che forse è un pochino troppo chiaro in questo momento per me, che sono abbronzata,
lo so che non sembro, ma sono abbronzata, fidatevi. Forse un pochino troppo chiaro, ma in realtà il colore mi piace un sacco. Ed è questo mini, facevo parte di un mini set natalizio di MAC. E il nome è A Star In Your Name. Non è opaco, questo è lucido, quindi rimane così. Io non penso che voi riusciate a vederlo e non zoomerò perché andrei a mostrare una mia insicurezza. Però li vedete questi segni qui, che il make up si è già rovinato? Ecco, questo è dovuto alla mia sudorazione in questa zona. Cioè, io tra l'altro non sudo mai, cioè non sudo mai qui sulla fronte, sotto le ascelle, cioè non mai, solo qua, solo qua. E già si vede, perché mentre mi trucco sudo e quindi si rovina mentre mi trucco. E devo assolutamente, ve lo giuro, devo assolutamente andare a fare il botox. Cioè, adesso mi sto rendendo conto che non è una cosa che riesco più a tollerare. Comunque ragazzi, volevo anche farvi vedere, se mi seguite su Instagram già lo sapete, Chiara Ferragni mi ha spedito la sua nuova collezione di make up che è proprio appena uscita. Guardate che meraviglia, proprio tutta la box è molto molto bella. E qui ci sono tutti i nuovi prodottini appunto della linea di quest'anno. E li spacchetteremo penso proprio nel prossimo video. Lunedì vi faccio un get ready with me, li proviamo tutti quanti assieme. Quindi ci trucchiamo assieme e li vediamo nel dettaglio. Adoro il fatto che mi abbia scritto anche questo bigliettino, anche se in inglese in realtà, ma io parlo anche l'italiano, però molto molto apprezzato. E a proposito di Chiara Ferragni, sta per arrivarmi anche il nuovo Pandoro, quindi faremo un video spacchettamento e video assaggio anche di quello. Qualche ripresina di un Amsterdam autunnale, gli alberi hanno ancora qualche foglia, è sempre bellissima. Stiamo togliendo il vecchio strato di smalto nel frattempo. Adesso andiamo anche un po' ad accorciarle perché sono cresciute tantissimo. Adesso sto iniziando ad applicare la pink powder, cioè l'acrilico. Adesso stiamo limando per dare la forma corretta. Abbiamo quasi fatto, stiamo applicando il top coat trasparente e poi è fatto. Unghiette fatte ragazzi, finalmente. Avrei potuto accorciarle ancora un po', ma per adesso va benissimo così. E adesso sto cercando un bancomat perché devo andare in lavanderia e non accettano il bancomat, cosa che non so se sia molto legale in realtà, ma vogliono essere pagati in contanti. E quindi sto cercando un bancomat da qualche parte, dovrebbe essere qua. Questo posto mi fermo sempre a guardare le vetrine perché ci sono un sacco di cosine buonissime. C'è gli strobuffel, oh mio Dio. Hanno un sacco di torte, muffin, cioè guardate quei waffle con le fragole e la cioccolata bianca ragazzi, cioè, oh, hanno anche le fragole ricoperte di cioccolato, oddio, adoro. E i churros, questi spagnoli sono buonissimi con la Nutella. Altre cosine buonissime, questi sono tutti tartufi, cioccolatini. E qualche altra ripresina di Amsterdam. Questo è un ponte nuovo che hanno costruito temporaneo. C'è sempre abbastanza gente in realtà, anche se siamo in autunno, ci sono sempre tanti turisti. E la lavanderia dove devo andare? È lì. Andiamo. Sono riuscita a trovare anche un bancomat, quindi perfetto. Nel frattempo ho preso anche
gli gnocchi. Sono stata alla rosticceria italiana e ho preso due porzioni di gnocchi perché stasera viene un'amica da me, così ci mangiamo gli gnocchi. E qui c'è la lavanderia, un po' più avanti. Eccola qua, la lavanderia, molto antica in realtà, c'è anche una signora molto molto gentile. Ok, fatto, preso tutto quanto, avevo due giacche invernali e la tuta. Ciao! Come mi saluta Demer quando rientro. Ciao Bubu! Ciao anche a te Bubu Bubu! Vuoi una carettina? Non vieni qua che ti do una coccolina? Sì! Ma perché gridi? Cioè, non mi è chiara sta cosa. Amore mio! Cosa c'è? Cosa c'è? Urlando se ne va lui. Continua ad urlare. Ho recuperato anche un pacchettino nel frattempo. Questo mi arriva da Face D ed è il nuovo Pure C Intensive Treatment. È un trattamento che va fatto per 2 settimane a base di vitamina C ed acido ialuronico. Due ingredienti ottimi per la skincare che fanno sempre parte della mia skincare routine, quindi anche questo prodotto è molto interessante. Ma vi farò presto comunque un video spacchettamento perché mi sono arrivato un sacco di cosine, un sacco di novità da farvi vedere. Mio Dio, sono diventata verde, non so come mai, la luce è un po' strana, ma in realtà ragazzi fa buio prestissimo, cioè inizia a fare buio all'1 di pomeriggio, è una cosa incredibile, e praticamente alle 4, 4 e mezza è già quasi buio, cioè è stranissimo perché è vero che in estate c'è luce fino a molto tardi, cioè alle 23 ancora c'è luce qui in estate, e poi cambia super 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 velocemente, c'è un sacco di differenza da un giorno all'altro, e si arriva appunto a novembre che praticamente all'1, 2 di pomeriggio già non c'è più la luce piena, non so come spiegarlo, e poi piano 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 va appunto a fare notte ed è buio prestissimo. Questa cosa è difficilissimo abituarsi a questo, cioè in estate è bellissimo ma in inverno è tosta, e chi sta nell'Europa del nord, ancora più a nord rispetto a me, non so come fate veramente, perché in Scandinavia ad esempio, che c'è buio sempre in inverno, cioè tutto il giorno, veramente non so come fate se abitate lì, se c'è qualcuno che abita più a nord di me, veramente non so come fate, perché le giornate invernali sono veramente veramente impegnative, cioè veramente veramente tosto. Comunque ho recuperato un pacchettino e mentre ero via me ne è arrivato un altro, e vai! Veramente in questo periodo me ne stanno arrivando tantissimi, ho una fila di là in studio che è alta quasi quanto me. Stavo pensando comunque ragazzi di prendere questi stivaletti come autoregalo, uno degli autoregali di compleanno, e non mi dispiacciono, solo peccato che non ci siano anche con il logo Saint Laurent sul tacco dorato, c'è solo nero. Ci sono diversi modelli, e questi più alti, questo un pochino più basso, però il logo io lo volevo dorato. Oppure ci sono le décolleté, vi faccio vedere, eccole qua, e questo effettivamente c'è questo modello che ha il tacco dorato, che secondo me sono le più belle, sono un capolavoro queste scarpe, e però userei di più gli stivali, ma al contempo non hanno il logo dorato che mi piace, quindi non sono sicura. Quali vi piacciono di più? Gatta Stellina non mi calcola mai, ma quelle rare volte in cui ha voglia delle coccole, taran! Non ho scelta! Appena mi siedo mi si fionda in braccio. Oh, patatina! E qui c'è qualcuno che è molto geloso. Sei geloso? Sì! Dai baci ai tuoi fans! Che bravo, Bubu! E gatta Stellina è la gattina più scoiattolosa e più affettuosa che esiste. Sei tu, Denver che grida. Sei tu, patatina. No, non riesco a crederci che hai già 13 anni, gatta Stellina.
13 anni, ma ti rendi conto? E c'è il video su YouTube di quando ti ho presa ed eri piccola, piccola, avevi 3 mesi e mezzo. Fagiatina. Lo so che è patetica come cosa, ma quando mi soffermo a pensare che Gatta Stellina ha già 13 anni e Denver ne ha 11, vi giuro. Gatto Denver che grida là così, a caso. Gatto Denver, non è ancora ora di pappa? Non ancora, Bubu. È tra un'oretta, Bubu. Eh sì, è tra un'oretta. Eh sì. Ancora un po' di pazienza, Bubu. Non fare il geloso, devo dare le coccole anche a Gatta Stellina, scusa. Cosa, esisti solo tu? Scusa. D'altro non so se sentite le fusa fortissime che fa. Sembri sempre imbronciata, gatta. Sembra sempre arrabbiata. Stavo dicendo, prima che Denver mi interrompesse, che quando penso all'età che hanno già i miei gattoni, vi giuro che mi prendo una malinconia. Cioè, io non so come farò quando non ci saranno più. Lo so che è una cosa stupida da dire, da pensare, perché poi... cioè, i gatti possono vivere anche fino a 20 anni. Il gatto di mia nonna ha vissuto 23 anni. Però in generale, quando ci penso, cioè, anche pensare che comunque magari appunto staranno con me per 20 anni e più, è comunque poco, perché io non riesco ad immaginare la mia vita senza i miei gatti. Cioè, devo fare pace con l'idea che ad un certo punto nella mia vita io ci sarò, ma loro non ci saranno. E per me, vi giuro, questa cosa mi fa stare malissimo, cioè potrei piangere in questo momento, e ogni tanto mi succede. So che è assurdo, però ci sono troppo affezionata. E devo proprio dirmi, ok Nicole, non pensarci, con una stupidaggine, poi ovviamente non ci penso più, però quando mi viene questo pensiero mi rattrista tantissimo, perché vi giuro io non so come farò io senza Gatto Denver e Gatta Stellina. Non che abbiano problemi di salute, anzi sono super informissima, però è un pensiero che ogni tanto mi viene e mi fa tanta tanta tristezza. E voi, padroncini di animali, avete anche voi questo pensiero ogni tanto che vi sfiora la mente e vi rattrista tantissimo? Perché appunto per me è così. Mi sento anche un po' scema a dirlo, perché mi sembra una cosa completamente insensata, perché ovviamente bisogna godersi i momenti, il momento presente, però non posso fare a meno ogni tanto appunto di avere questo pensiero triste. Sto giocando un po' con Gatto Denver. Non è facile inquadrarlo con questo, non lo so che cos'è, un gioco che ho costruito. Adoro io, adoro come sculetti quando fai gli agguati, Gatto Denver. Beh, e poi scappa. Vabbè, la logica di Gatto Denver. Dove sei? Dove sei? E si nasconde sotto il letto. Ma guardalo. Che bravo, Bubu. Che cacciatore sei. Sei bravissimo. Che bravo Bubu, che bravo Bubu. E poi scappa. Ok mia family, abbiamo passato una bellissima serata, ma adesso è tardi e io sono distrutta, c'è il mio trucco pure. No dai, insomma, tutto sommato non è male, sono solo molto lucida, quindi adesso vado, troverò la forza, raccoglierò la forza per andare a struccarmi, cosa che non mi va mai di fare, però fa bene alla pelle, quindi mai 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 andare a dormire con il trucco. E poi mi lancio a nanna e penso che appena tocco il letto, appena mi sdraio, dormo in 2 secondi. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video, anche se non penso sarà lunghissimo, ma noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, puntuali 17:30. Vi mando un bacio enorme e non può mai mancare il nostro abbraccio, quindi venite qua che vi stringo forte forte forte. Vi auguro un buon weekend e a lunedì.